Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi anche oggi, in questo appuntamento che profuma già di tradizione. Oggi infatti risolveremo insieme un'altra delle attività di STEM On Board, la piattaforma per il coding a distanza messa a disposizione gratuitamente da Makeblock, proprio per far fronte all'emergenza sanitaria che colpisce non solo l'Italia, ma un po' tutte le nazioni del mondo. Oggi vedremo in particolare come risolvere la lezione 4 e 5 proposta dal programma. Prima però di addentrarci nei meandri del coding che ci aspettano, vi ricordo che il webinar avviene in modalità webcast. Questo significa che chi sta partecipando non può interagire con noi a voce, ma può scriverci attraverso la chat che trova nella dashboard della piattaforma che stiamo utilizzando. Inoltre vi ricordo che le slide e la registrazione di quanto state vedendo vi arriveranno tra circa 24 ore, quindi non vi preoccupate se vi perdete qualche passaggio, e che riceverete anche l'attestato di partecipazione, quello tra circa 48 ore, se ci state seguendo in questo momento, quindi in diretta. Allora, il webinar di oggi fa parte di un ciclo che abbiamo inaugurato proprio all'inizio dell'emergenza, quindi a febbraio ancora, e che ci ha portato a costruire e a erogare gratuitamente per tutti i professionisti del mondo della scuola circa 1-2 webinar al giorno, per tutti i giorni. Quindi sono davvero tante ore di formazione gratuita che abbiamo deciso di sviluppare, di mettere a disposizione del nostro ecosistema per sostenerlo, e sono tutte visionabili anche in differita, nella pagina Innovation for Education dedicata proprio ai nostri webinar passati. Qui trovate tutte le registrazioni fruibili gratuitamente, sono davvero divise per macro argomento, quindi alcune più operative, altre un po' più di ragionamento teorico, un po' più di dibattito, diciamo, aprono un po' più un dibattito, una discussione, e trovate tutte qui, quindi ve le potete rivedere anche se ve le siete perse. Sempre su Innovation for Education trovate tante ulteriori risorse per la didattica a distanza, come lezioni pronte, tutorial passo passo, ed altre utili risorse. In particolare nella sezione Academy trovate ad esempio gli approfondimenti dedicati alla formazione a distanza anche per il personale della scuola, specificatamente sugli strumenti per la didattica a distanza. Quindi veramente una piattaforma che vi dà tanto supporto in questo momento. Sempre dedicata alla didattica a distanza c'è anche una pagina di approfondimento sul sito Campus Tour, una più teorica con i prossimi appuntamenti dedicati appunto all'approfondimento teorico, quindi i nostri prossimi webinar, e già ne abbiamo, abbiamo diciamo dei contenuti interessanti anche per i prossimi giorni, e poi con una pagina invece un pochino più pratica dedicata invece ai dispositivi ad esempio digitale utili alla didattica a distanza, quindi parliamo di laptop, notebook, Chromebook o tablet o dispositivi due in uno nel caso in cui abbiano la tastiera. Perché? Perché ci sono stati fortunatamente degli ottimi finanziamenti messi a disposizione dal Ministero, in parte con fondi appunto ministeriali, in parte con fondi europei, per garantire la didattica a distanza e la messa a disposizione di dispositivi in comodato d'uso alle varie alle famiglie da parte delle scuole. In particolare in questo momento è attivo il bando PON Smart Class, che è stato veramente promosso, approvato in pochissimi giorni, in tempi da record per tantissime scuole italiane, veramente una quantità di scuole veramente impressionante, che adesso devono attivare questo finanziamento. Tutte le informazioni relative al PON, quindi anche proprio parlo di documentazione pratica, burocratica, indicazioni su come presentare la domanda, matrici di spesa già pronte, progetti pronti, le trovate direttamente fruibile dalla home page del sito Campus Tour, dove trovate il pulsantone Smart Class. Potete cliccare lì dentro e ci sono tutte le risorse a vostra disposizione, dove trovate tutta questa sfilza di cose che vi possono tornare utili, e ovviamente elencati i punti focali del bando che qui vi abbiamo rielencato in modo diciamo per ribadirveli. In generale vi ricordo che mettiamo sempre a disposizione delle scuole una pagina di approfondimento su tutte quelle che possono essere le fonti di finanziamento. Si dice spesso che le scuole non hanno particolari fondi messi a disposizione, noi cerchiamo, diciamo, quando li troviamo. Grazie.
sono delle possibilità, quindi di approfondimento per avere dei fondi a disposizione, dei finanziamenti particolari, sia quando sono rivolti a tutti, diciamo, a tutte le regioni, a tutti gli ordini di scuola, sia quando sono un pochino più settoriali. Quindi li trovate sempre indicati nella pagina dedicata ai finanziamenti. In generale vi possiamo aiutare anche in questo momento in cui siamo a distanza, ovviamente, perché ci teniamo a rispettare le norme, benché pian piano stiamo ritornando, quindi noi stiamo ritornando in ufficio, stiamo lavorando comunque sempre anche da casa. Se avete bisogno, le persone di riferimento per le varie macro aree italiane sono queste, quindi se avete bisogno di un supporto personalizzato, di una consulenza anche sugli strumenti che vedremo oggi, queste sono le persone di riferimento. Siamo ovviamente disponibili e presenti anche su MEPA da sempre, perché da sempre ci occupiamo di scuola. E vi ricordo che, al di là dell'assistenza degli installatori presenti in tutta Italia, abbiamo anche una grandissima rete, fantastica, devo dire, di formatori. Formatori della Campus Tour Academy che sono davvero disseminati lungo tutto il territorio. Anche sui contenuti che vedremo oggi esistono appunto corsi di formazione specifici, approfondimenti specifici anche a distanza proprio sul contenuto STEM on board che vedremo oggi. Insomma, il mio obiettivo in questa introduzione era proprio quello di dirvi che veramente vi prego, contate su di noi anche a distanza, anche in questo momento in cui non possiamo vederci, stringerci la mano, abbracciarci, siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa voi avesse bisogno. Vi ricordo in particolare, tra le varie risorse che abbiamo messo a vostra disposizione, infine, la grande novità di questa settimana, che è il catalogo Array di didattici innovativi, che è proprio pensato in un'ottica di ripartenza, cioè pensato per quello che ci aspetta a partire da settembre, che ambienti ci aspetteranno, come possiamo configurare gli ambienti che troveremo. E a questo proposito vi ricordo che è attivo il progetto che abbiamo sviluppato in partnership con GAM Gonzaga Arredi, in cui chiediamo alle scuole italiane, in particolare agli studenti, di spiegarci come vorrebbero ritrovare la loro classe ideale al rientro a scuola. Disegnatela, realizzatela con i Lego, realizzatela con l'IDO o con materiali di recupero, fateci sapere come volete ritrovarla. Il progetto che piacerà di più sui social si guadagnerà la possibilità di ricevere degli arredi e delle tecnologie gratuitamente per la propria aula. Quindi davvero un'opportunità unica per tutte le scuole italiane, per cui vi invito a partecipare. Qui trovate il link sia al catalogo che al progetto, insomma, che stiamo portando avanti sui social, qui in particolare spiegato. A questo punto non mi resta che lasciare la parola agli esperti del coding, quindi prima al nostro ingegnere Pietro Alberti e poi ad Andrea Ferraresso che ci spiegherà esattamente come svolgere la lezione 4-5 della piattaforma STEM On Board. Buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti, eccoci arrivati a questo nuovo appuntamento con gli STEM on board. Benissimo, allora sarò rapidissimo e ricorderò semplicemente cosa è il progetto STEM on board. Ecco, il progetto STEM on board è un progetto lanciato da MakeBlock a livello globale per aiutare insegnanti di tutto il mondo ad aprire la porta dell'insegnamento delle materie STEM, utilizzando strumenti, hardware e software di qualità MakeBlock, per l'appunto. Il progetto è rivolto ad insegnanti della scuola dell'infanzia sino alle superiori, appunto, che sono interessati allo sviluppo della programmazione, alias coding, e all'apprendimento delle materie STEM. Il progetto è strutturato in quattro fasi. La prima fase è quella dell'apprendimento online mediante l'ambiente di programmazione che è appunto MakeBlock. Poi c'è una parte di training con hardware programmabile da MBlock, poi una fase di sperimentazione in alcune scuole pilota e a corollario uno sviluppo di Innovation Hub nelle scuole. Mi piace in questa fase farvi vedere un po' quale sia la parte hardware di MakeBlock. Nella fattispecie ho qui con me, ad esempio, questo robot che è MBot, robot, un veicolo programmabile, piuttosto che Cody Rocky, o
Odinoki, un altro simpatico robottino realizzato sempre da Block, vedete, per arrivare sino ad HaloCode. Ecco qui, che è questa schedina programmabile con delle luci, con dei sensori, in cui possiamo veramente fare, con la quale possiamo fare veramente tantissime tante cose. Questo è giusto per darvi un'idea di quali sono gli ingredienti e le varie fasi del progetto Stem on Board. Ecco, Stem on Board è accessibile, ci si può iscrivere mediante il sito dedicato stemonboard.org. Nel sito innovationforeducation.it/academy c'è una sezione Stem on Board dove potrete trovare le videoregistrazioni dei webinar e i materiali delle lezioni. Ricordo che il prossimo incontro sarà venerdì 15 maggio 2020 alle ore 16, noi facciamo sempre di venerdì, e passo ora la parola all'insegnante di oggi, Andrea Ferraresso. Prego. Buongiorno a tutti. Ecco. Ciao Pietro. Ora. Ti sentiamo e vediamo il tuo schermo. Ok. Oggi vedremo la lezione 4 e la lezione 5. Io qui mi sono tenuto le slide e qui a fianco mi tengo una sessione aperta di mBlock, in maniera tale che un po' scorro le slide e un po' ve le faccio vedere quello che si deve fare in mBlock. Allora, riassunto, ripasso delle puntate precedenti. La volta precedente avevate visto come utilizzare i blocchi della categoria aspetto, quelli viola, che consentono di cambiare le dimensioni di uno sprite, ad esempio farlo diventare più grande, fargli dire qualcosa, cioè fargli apparire un fumettino sopra, e anche cambiare l'effetto grafico, ad esempio mettere l'effetto pixeloso, ok, l'effetto pixel. Questo avveniva quando si premeva il tasto spazio. Avevate anche visto quando si preme come fare a controllare la pressione del tasto freccia su, e quando questa avviene far dire sempre con un fumettino allo sprite fa troppo freddo per 2 secondi, far rimpicciolire lo sprite, fargli dire ho le orecchie congelate e poi farlo congelare, per così dire, con una specie di effetto grafico che si chiama effetto mosaico. Okay. Oggi invece vedremo un altro blocco della categoria aspetto, quindi sempre la categoria viola, che ci consente di animare uno sprite come avviene in un flipbook, come un libretto di questi. Ora, dopo aver aperto Make Block, andare su costumi. Quindi questo è MakeBlock aperto, io sono già su costumi. Voi sapete che MakeBlock consente di comandare anche dispositivi come il Cody Rocky che avete appena visto, oppure programmare direttamente qui sullo schermo. La tab costumi ci consente di programmare il panda o gli altri sprite che vogliamo. Nella traduzione italiana questa tab, che in inglese viene chiamata sprite, viene chiamata costumi. Ora ci dicono di andare nella tab costumi e di cliccare su costumi qui sotto. Qui entriamo nell'editor grafico e vediamo che il panda ha 2 costumi, il primo e il secondo. Possiamo selezionarli e vediamo che se io sono abbastanza veloce a selezionarli, sembra che il panda un po' alla volta cammini. Vediamo che ogni costume ha un nome, questo serve a distinguerli, e ha anche un numero. Okay. Il costume numero 1 si chiama costume 1, il costume numero 2 si chiama costume 2. Il nome del costume noi lo possiamo cambiare se volessimo, mentre il numero no, è un numero, si parte dall'1, poi c'è il 2, se ci fosse un terzo costume sarebbe il 3 e così via, e il numero non si può cambiare. Al massimo si può cambiare la disposizione dei costumi, okay, trascinandoli, ma la numerazione resta quella.
Per uscire da questa interfaccia di personalizzazione di costumi, che io chiamo editor grafico, si preme sul pulsante X, che è questo, il pulsante di uscita. Vedete che qui, subito sotto lo stage, che è il palcoscenico di MakeBlock, abbiamo la rappresentazione grande, ok, a pieno schermo, la rappresentazione attuale e quella in cui lo stage è più piccolo ed è più facile vedere i comandi, che magari in certi monitor non si vedono. Quindi per uscire dall'editor grafico, clicco sulla X e torno alla visualizzazione normale, che è la modalità, diciamo così, di programmazione. Punti chiave. Il cambio di costume. Il cambio di costume io ve l'ho già fatto, cioè quando ero qui nell'editor grafico li cambiavo così. Però se volessi fare un programma in cui si vede che il panda cammina, okay, dovrei essere in grado in qualche maniera di programmarlo, quindi non di essere io a cambiare il costume, ma di scrivere un programma che lo fa cambiare in maniera automatica. Che cosa si usa per fare questo? Okay. Serve un blocco, che è un blocco viola, che viene preso dalla tavolozza di blocchi, e in particolare dalla categoria aspetto, quella che cambia l'aspetto grafico degli sprite. Serve il blocco, passa al prossimo costume. Questo blocco che cosa fa? Quando un personaggio ha più versioni del costume, cioè ha più aspetti grafici, quando viene eseguito questo blocco si passa al costume successivo. Questo è un blocco ciclico, perché torniamo qui, se sono al costume 1 ed eseguo questo blocco, passo al costume 2. Quando sono al costume 2 ed eseguo nuovamente questo blocco, torno all'1. Okay. Se non c'è un 3, si torna all'inizio. Un esempio è quando si preme il tasto spazio, si passa al prossimo costume. Vediamo di costruire questo. Allora, situazioni. Quando si preme il tasto spazio, qui in basso a destra ho una serie di lenti che mi consentono di ingrandire i blocchi. Questa è l'area degli script, questa in cui si scrive, si compone il programma. Poi si va nella categoria aspetto e si prende il blocco, passa al prossimo costume. Ora ingrandisco tutto, premo il tasto spazio e vedete che ogni volta che lo premo, oppure lo tengo anche premuto, il panda cambia costume. Torniamo alle slide. Ok, mi dice aprire MBlock, vi ripete il procedimento da fare, cliccare su costumi, come abbiamo visto, per accedere all'interfaccia dei costumi. Poi selezionare il blocco quando si preme il tasto spazio, okay, da situazioni, e trascinarlo nell'area degli script. Passare poi alla categoria aspetto, prendere il blocco passa al prossimo costume e attaccarlo subito sotto. Ora lo script è stato costruito ed è pronto ad essere utilizzato. Un breve ripasso di quanto è stato detto le volte precedenti. Allora, questi blocchi qui, okay, che hanno una gobbetta sopra, vengono anche detti blocchi a cappello o blocchi di intestazione, sono i blocchi che si mettono sopra a tutto. Okay? Non ci si può attaccare niente sopra, okay? E si mettono sopra a tutto. Servono per intestare o per costruire uno script. Uno script è un aggregato di blocchi, okay, questo è un aggregato di blocchi, che sopra ha un blocco a cappello preso dalla categoria situazioni. E a che cosa serve questo blocco? Serve a dire a MakeBlock quando deve attivare, okay, i blocchi sotto, in questo caso quando si preme il tasto spazio. Se noi invece avessimo messo, okay, quando ho cliccato la bandierina verde, vedremo che solo quando clicco la bandierina verde, se clicco il tasto spazio, come sto facendo ora, non fa nulla. Quando clicco la bandierina verde, che è qui in basso, okay, lui mi cambia costume. Per quello la categoria si chiama situazioni, perché determino in quale situazione vengono poi eseguiti i blocchi che sono subito attaccati sotto. Ora riporto lo script nella versione precedente e rimetto al suo posto, okay, quando ho cliccato la bandierina verde. I cicli. Ok.
Un ciclo in programmazione è la ripetizione delle istruzioni contenute in esso. In questo caso si propone uno script con il quale che inizia con quando si preme il tasto spazio e poi per sempre passa al prossimo costume. Come funziona questo script che io ho fatto io? Quando si preme il tasto spazio passa al prossimo costume. Ok? Quindi ogni volta che premo il tasto spazio vedete che lo script si attiva e si passa al costume successivo. Se non volessi fare la fatica di premere continuamente, ok, il tasto spazio, posso ad esempio attaccare un sacco di duplicare, attaccare un sacco di passa al prossimo costume. In questo caso, quando premo il tasto spazio, per 4 volte, ok, si esegue il comando, il blocco passa al prossimo costume, 1, 2, 3, 4. Il flusso di esecuzione di uno script è solitamente dall'alto verso il basso. Okay. Quindi prima viene eseguito questo blocco, poi il secondo, poi il terzo e infine il quarto. Ci sono alcuni blocchi però, come il blocco per sempre, okay, che li trovo nella categoria controllo, che consentono di modificare questa regola. Cioè non viene, i blocchi non vengono più eseguiti dall'alto verso il basso, ma l'ordine di esecuzione può cambiare. Ad esempio, prendo un blocco per sempre e lo metto attorno a passa al prossimo costume. In questo caso, ok, viene eseguito quello che c'è dentro al per sempre e quando si finisce questa freccettina, ok, riporta ha per sempre l'esecuzione del programma, quindi viene nuovamente eseguito, passa al prossimo costume e così via, come suggerito in questa slide. Okay. Eseguiamo il programma, cioè clicchiamo sul tasto spazio e vediamo a pieno schermo che il panda, okay, va velocissimo perché cambia continuamente il costume. Ora con il tasto rosso di stop clicco, fermo l'esecuzione del programma. Vedete che quando eseguo il programma, clicco, lui rimane con il bordo giallo perché vuol dire che lo script è in esecuzione. Se premo il tasto rosso di stop, okay, il bordo giallo non c'è più perché lo script non è più in esecuzione. Pillole di programmazione. Okay. Il blocco per sempre esegue all'infinito, okay, o almeno finché non spegniamo make block o non clicchiamo sul tasto rosso, ok, di stop, le istruzioni che ha al suo interno. In questo caso noi abbiamo messo un blocco solo, ma potevamo metterne anche 2, 3 e così via. Esistono però altri blocchi che hanno questa forma di C, di graffetta, chiamiamola così. Okay? Ad esempio il blocco ripeti 10 esegue le istruzioni all'interno, che ha all'interno, per un numero specifico di volte. Okay? Poi passa alle istruzioni che ha sotto. Vediamo come può essere utilizzato. Il per sempre l'abbiamo già visto. Abbiamo selezionato il blocco per sempre dalla categoria controllo. Okay? Si chiama categoria controllo perché cambia il flusso di esecuzione, quindi il controllo, okay, del programma. L'abbiamo trascinato nell'area degli script, che è una specie di blocco notes nel quale noi scriviamo il nostro programma e sopra ci abbiamo messo un blocco a cappello, che è quello che determina l'evento o la situazione, okay, che fa poi eseguire tutti i blocchi che ha attaccati sotto. Come possiamo modificare lo script precedente? Possiamo invece utilizzare il blocco ripeti 10 volte. Okay? Anche in questo caso lo prendiamo dalla tavolozza di blocchi e lo attacchiamo sotto al blocco quando si preme il tasto spazio. Facciamo una prova. Okay? Vedete, questo è il blocco ripeti 10. Qui riutilizziamo i blocchi di prima, il per sempre lo rimettiamo al suo posto, mettiamo ripeti sempre e dentro ci mettiamo passa il costume seguente. Ingrandiamo lo stage, clicchiamo sul tasto spazio e vediamo che il costume è cambiato abbastanza velocemente, ma solo un numero finito di volte. Se fossimo stati abbastanza veloci, okay, avremmo contato 10 volte. Ci riprovo, vedete, molto velocemente 10 volte. Ora ci siamo accorti che il cambio costume avviene, sembra quasi che
Ok, il panda si è veramente animato, però tutto accade troppo in fretta. Okay. Posso mettere una piccola pausa? Infatti questa slide ci dice aspettate un secondo. Ok. Nella tavolozza dei blocchi, sempre nella categoria controllo, esiste un blocco che si chiama attendi un secondo. In questo blocco serve ad impostare un'attesa, cioè quando make block capita su questo blocco, non fa nulla, conta il numero di secondi che si sono scritti al proprio interno, poi continua ad eseguire, ok, normalmente lo script. Quindi andiamo qui e prendiamo il blocco attendi un secondo. Ora ingrandiamo, clicchiamo il tasto spazio e vediamo che il panda cambia costume, okay, ma più lentamente perché ogni volta attende un secondo. Come ci viene suggerito dalle slide, che poi avrete anche voi, possiamo far attendere un diverso numero di secondi. Ad esempio, ok, potremmo mettere 10 secondi, però così diventerebbe, ok, una pausa troppo lunga tra un fotogramma e un altro. Questa è la stessa tecnica, avrete capito, dei cartoni animati. Ad esempio, in un cartone animato ci sono 12 fotogrammi in un secondo, o meglio ancora 24, che lo rendono molto più fluido. Se voglio mettere un numero più basso di 1, posso usare i numeri decimali. In questo caso, siccome MakeBlock usa una notazione tipicamente anglosassone, non metto 0,5 per indicare la metà di 1, ma metto 0,5 come nelle calcolatrici tascabili. 0,5 dovrebbe far animare il panda, ma un po' più velocemente. Vado a pieno schermo e vediamo che adesso il panda si muove più velocemente. Torniamo alla lezione. 0,5 secondi significa quindi mezzo secondo. Come ho fatto? Lo avete visto? Ho preso il blocco attendi un secondo. Tutti i blocchi che hanno una casellina bianca, ok, hanno un valore che può essere cambiato. Basta solo cliccarci sopra e poi scrivere, cancellare il valore precedente e scriversi il nuovo valore. Quindi anche il ripeti 10 volte. Okay, è un blocco che ripete sì 10 volte quello che è al proprio interno, ma se al posto di 10 ci scrivo 8, lo ripeterà 8 volte. Se scrivo 1000, lo ripeterà 1000 volte. In questo caso, nel blocco attendi, se al posto di un secondo scrivo 3, ne attenderà 3, oppure 0,5 e ne attende mezzo. Okay. Vedete che l'ordine è passa al prossimo costume e attendi 0,5 secondi. Se invece mettessimo attendi 0,5 secondi e poi passa al prossimo costume, ogni volta che viene eseguito il ciclo, ok, prima make block aspetta 0,5 secondi e poi fa passare il panda, okay, al costume successivo. Qui ci lancia una piccola sfida il panda, ci dice compito, okay, marcia sul posto. Il panda deve dire marciamo sul posto e poi iniziare a muoversi. Mentre il panda si muove, il numero di deve dire anche il numero della posizione, 1 oppure 2. Scomponiamo questo problema per risolverlo in problemi un po' più piccoli. Il panda dice marciamo sul posto e poi inizia a muoversi. Il panda dice, oggi non l'abbiamo visto, ma si tratta di un qualcosa che possiamo risolvere con un blocco che abbiamo visto le volte precedenti. Io adesso qui mi copio, marciamo sul posto. Okay. Vado in make block, torno qui, tolgo, ok, oppure la metto qui, questa cosa qui, vado nella categoria aspetto, prendo il blocco dire ciao per 2 secondi e ci incollo, marciamo sul posto. Magari metto 1 secondo. Adesso quando premo il tasto spazio, vediamo che il panda dice marciamo sul posto. Quindi ho risolto un pezzo del problema. Okay. Potrei anche fare in maniera che questo diventi un compito da assegnare tramite Google Classroom e poi vediamo come. Okay. Intanto però risolviamolo noi. Poi deve iniziare a muoversi. Quindi iniziare a muoversi è facile perché l'abbiamo appena visto,
Quindi ripeti, non so, 10 volte, possiamo mettere anche 20. Ok. E poi inizia a muoversi. Inizia a muoversi, cioè vuol dire cambia il costume. Ora clicchiamo sul tasto spazio, marciamo sul posto. Okay. Dopo aver detto marciamo sul posto, per un secondo comincia la sua camminata. Ovviamente rimane fermo, a noi interessa solo per adesso che cambi costume. Questo è un po' più difficile perché dice mentre il panda si muove, dice il numero della posizione 1 oppure 2. Come tutti i problemi esistono numerose, ok? Numerose soluzioni e anche in questo caso ne abbiamo più di una. Passa al costume seguente e attendi 0,5 secondi. Devo dire però 1 oppure 2. Intanto mi serve un blocco dire. Quindi dopo aver passato al prossimo costume, gli faccio dire posizione 1 o posizione 2. Intanto metto dei puntini e dopo vediamo come risolvo questa cosa. Ora faccio ripartire il programma con il tasto spazio, marciamo sul posto. Ok, io adesso sono sempre nella categoria aspetto. Vi ricordate che prima, quando sono passato nell'editor dei costumi, ok, vi avevo detto che i costumi hanno una numerazione, in questo caso il primo costume è il numero 1 e il secondo costume è il numero 2. Questo è un aspetto fondamentale. Ora, sempre nella categoria aspetto per quanto riguarda i blocchi, la scorro fino alla fine e trovo un blocco che si chiama costume numero. Okay. Vedete che questo blocco va qui dentro. Tutti i blocchi che sono un po' stondati, che non si riescono ad attaccare né sopra né sotto, oppure magari sono a punta, okay, possono essere trascinati dentro a un blocco dire e anche dentro ad altri tipi di blocco. In questo caso lui dovrebbe dirmi il numero del costume. Vediamo se la mia ipotesi è giusta. Okay, sapete che con MakeBlock si può procedere per tentativi ed errori. Io ho ipotizzato che questo funzioni, potrebbe anche non andare. Ok, provo, clicco. Okay, marciamo sul posto e lui mi dice 2, 1, 2, 1 e mi dice esattamente okay, il numero del costume che in quel momento sta indossando lo sprite. Adesso vedete che qui poi c'è una freccetta, se io ci clicco sopra posso mettere il nome del costume. Ok, e quindi quando clicco sul tasto spazio ho marciamo sul posto, costume 1, costume 2, perché avevamo visto che i costumi hanno anche un nome. E quindi abbiamo risolto alla nostra maniera il programma. Compito miglioramenti del progetto. Marcia sul posto. Il panda vuole smettere di marciare sul posto. Dopo che ha marciato un po' di volte dice sull'attenti. Ok. E compie due passi finali prima di fermarsi. Riusciresti a programmarlo? Ora io sto utilizzando MakeBlock da browser. Qui, ok, sono loggato come andrei a fare adesso. Però vado in Chrome, dove ho una sessione, diciamo così, in cui non sono loggato, e mi loggo con un altro utente. Diciamo con la mia associazione. Ovviamente, siccome io sono una persona che tiene alla privacy, ho il doppio, ho la verifica. Ora lui dovrebbe lasciare. Ok, io adesso mi sono loggato. Ok. Posso predisporre un compito da trasmettere ai miei studenti. Con questo account io ho creato, vedete, ho solo uno studente, cioè io, questo ovviamente è una prova, e ho diversi esercizi.
posso creare un esercizio, gli dico vado qui su costumi, situazioni, ricostruisco lo script di prima, vado sul controllo e metto ripeti 10 volte, poi c'era un, lui diceva all'inizio, diceva qualcosa tipo iniziamo a marciare, poi passa al prossimo costume una piccola pausa di 0,5 secondi e gli facevamo anche dire ok il numero del costume, quindi possiamo anche metterlo prima del passa al prossimo costume il costume numero. Come faccio ad assegnare un compito? Vado qui, ok, aggiungo un commento e nel commento che mi è finito un po' in fondo, quindi devo rimpicciolire, ok, gli metto quello che c'è scritto nelle slide. Okay. Vado, torno alle slide, nella lezione 4, e posso copiare e incollare qui. Okay. Copia. È molto semplice, ok. Riusciresti a programmarlo? Ora lo condivido come compito. Vado in file e faccio su condividi. Ok. Sono su Google Classroom, ok. Clicco qui, clicco l'icona non Google Classroom, sennò non funziona. Scelgo un corso, io ho solo creato precedentemente un corso chiamato Proviamo MBlock. Scelgo un'azione e creo un compito. Poi clicco su Vai in basso a destra. Lo chiamiamo compito fai marciare il panda. Come istruzione scrivo vedere il commento al codice. Gli diamo una data di scadenza, non so, 15 maggio. E lo assegniamo. Questo è il quarto compito che la mia associazione ha assegnato. Ok, fai marciare il panda. Ora torno nell'altro browser. E nella mia pagina qui, aggiornandola, dovrei tra poco ricevere la notifica del compito. Vediamo. Ok. Fai marciare il panda, ci clicco sopra e vedete ho il link, quindi è facilissimo perché entro in MacBlock e qui cosa posso fare? Posso terminare, ok, cioè eseguire il compito lui mi diceva che devo, ok, dopo che ha marciato per un po' di volte, quindi 10-20, dire sull'attenti. Copia, copio sull'attenti, glielo faccio dire per ad esempio i soliti 2 secondi. Ok, e poi cosa devo fare? Devo compiere 2 passi finali prima di fermarsi. Qui potrei utilizzare un altro ciclo. In realtà dovevo usare questo. Ok. Per fargli fare i 2 passi finali posso o utilizzare 2 volte, ok, il passa al prossimo costume,
però ovviamente poi devo metterci una piccola pausa o fare un altro ciclo. Quindi un piccolo ciclo, ok, ripeto due volte il passo al costume seguente e una piccola pausa, ovviamente, perché sennò il cambio del costume viene troppo in fretta. Su file posso condividerlo. Okay, lo condivido con Classroom. Okay, scelgo il compito che è come fai marciare il panda. Quindi rispondo, ok, entro i termini, perché siamo prima del 15 maggio, alla richiesta, al compito che mi era stato assegnato. Lo allego. Il compito è pronto per essere consegnato. Visualizzo. Eventualmente ci metto dei commenti, ok, qui sotto, altrimenti clicco su consegna. E a quel punto l'ho consegnato. Quindi vedete che l'integrazione tra MakeBlock e Google Classroom è semplicissima. Ora passiamo alla lezione 4. Ovviamente poi vi dice che possiamo condividere, okay, i nostri progetti, un po' come avviene con Scratch. Alla fine di ogni lezione ci sono dei piccoli quiz. Quale dei seguenti blocchi non si trova nella categoria controllo? Possiamo distinguerli per colore oppure per forma, e quindi sicuramente è il blocco D. Okay. A quale categoria appartiene il blocco passa al prossimo costume? Abbiamo detto più volte alla categoria aspetto. Quale dei seguenti script fa dire al costume sto bene per tre volte? Dobbiamo trovare una ripetizione di tre, e quindi sicuramente è, okay, lo script numero D. E abbiamo terminato la lezione 4. Ora passiamo alla lezione 5. In questo caso il ripasso non lo facciamo perché, okay, le stiamo facendo durante lo stesso webinar. Okay, abbiamo visto il blocco per sempre, passa al prossimo costume e attendi un secondo. Okay. Il movimento. Okay. Oggi vedremo anche, oltre che al cambio dell'aspetto, vedremo il cambio del costume, vedremo anche il movimento. Nella categoria movimento, che è la categoria blu, c'è un blocco che si chiama fai 10 passi. Questo blocco muove uno sprite, okay? Qui è scritto verso il lato destro dello stage ed è giusto se ci troviamo nella situazione iniziale. Iniziamo un nuovo, okay. Andiamo su costumi, abbiamo sempre il nostro panda, movimento, facciamo 10 passi. Facciamo una prova e vediamo che ogni volta che ci clicco sopra e lo faccio eseguire, il panda va verso destra. In linea di massima, quindi è giusto, okay, dire che si muove verso il lato destro dello stage. In realtà imparerete le prossime volte che non si muove solo verso il lato destro dello stage, si muove, okay, verso la direzione in cui sta guardando, o meglio ancora, puntando. Per ora è, adesso chiudo questa seconda finestra, per ora questo è il lato destro dello stage. Quindi dopo aver avviato Make Block selezioniamo il panda e gli facciamo fare 10 passi. Il numero di passi può essere cambiato. Cosa significa? Che adesso prendo il panda per le orecchie ma senza fargli male e scrivo 3 passi. Ora ogni volta che ci clicco sopra il panda fa solo 3 passi, quindi vedete che viene avanti lentamente. Se ci scrivessi 20 volte farebbe dei balzi sostanzialmente. Cosa accade se riutilizziamo un blocco che abbiamo visto prima? Cioè se prendiamo il blocco fai 10 passi e lo mettiamo dentro, ok, ci scriviamo 1 perché così fa un passettino alla volta e lo tiriamo dentro un blocco per sempre. E soprattutto sopra a questi due blocchi ci mettiamo il quando cliccato bandierina verde, cioè la situazione che si genera quando qualcuno fa un clic sulla bandierina verde. Facciamo un esperimento, blocco controllo, troviamo il blocco per sempre, fai un passo, ok, e poi ci mettiamo sopra la situazione quando si clicca sulla bandierina verde. Prendiamo il panda e lo trasciniamo
qui indietro, clicchiamo sulla bandierina verde, ok? Ci basta cliccare una volta e vediamo che il panda fa di continuo un passo verso destra. Di continuo fino a quando? Fino a quando non trova il bordo dello stage, del palcoscenico. Ok, dopodiché si ferma. Cosa accade se dentro al blocco per sempre mettiamo sia il fai 10 passi oppure fai 1, come quello che volete, e poi passa al prossimo costume, che è un blocco che abbiamo visto pochi minuti fa. Prendiamo sempre, ora se noi prendiamo il panda e lo mettiamo qui, vedete che lo script è ancora in esecuzione, quindi è meglio premere il tasto rosso di stop, mettere il panda qui e poi nella categoria aspetto andarci a prendere passa al prossimo costume. Clicchiamo sulla bandierina verde e vediamo che il panda cambia costume ogni volta che fa un passo. Okay. Possiamo anche tentare altre combinazioni, ad esempio possiamo mettere 5 passi. Okay. Facciamo partire il panda, vedete che cammina molto velocemente e ovviamente se mettiamo 10, okay, fa molto presto a passare da una parte all'altra dello stage. In un attimo è passato di qua. Vedete che ora si ferma perché non può andare più là, ma continua a cambiare costume. Il posizionamento dei costumi, o meglio, degli sprite sullo stage. Noi finora, con il comando fai 10 passi, abbiamo visto un movimento che si dice relativo. Perché si dice relativo? Perché, torniamo qui un attimo, prendiamo il blocco fai 10 passi. Lui mi fa i 10 passi rispetto alla posizione in cui si trova. Quindi adesso l'ho spostato da qui a qui. Se lo mettevo qua, lui li faceva dalla posizione in cui si trova. Esistono anche dei blocchi di posizionamento assoluto, come, che ci viene indicato qui, il vai a XY. Cosa vuol dire? Questo blocco, quando lo eseguo, non tiene conto della posizione attuale, si disinteressa, okay. Tiene conto solo della posizione che andrà ad occupare, quindi vai a x0, y0, mi va al centro dello stage. Okay. Avete capito che x è la posizione orizzontale, come nel piano cartesiano, e y è quella verticale. Quindi se il panda è qui e gli dico vai al centro, lui mi va al centro. Se è qui, mi va comunque al centro. Questo è un posizionamento di tipo assoluto. Posso, ok, modificare lo script di prima, posizionando lo sprite senza, prima lo facevo a mano, tiravo il panda per le orecchie, senza fargli male però. Posso farlo però, ok, farglielo fare direttamente a make block. Quindi gli dico che ogni volta che si clicca sulla bandierina verde, il panda mi va a x0 e y meno 100, okay, quindi un po' in basso. E poi comincia, li faccio fare un passo solo perché sennò è veramente troppo veloce. Ogni volta che clicco sulla bandierina verde lui si riposiziona e poi comincia a camminare. Poi ci dice clicca e mantieni premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il panda sullo stage. Ok, questo l'abbiamo visto, spostalo sul lato sinistro dello stage e rilascialo. Vediamo, gli fa osservare che le coordinate dello sprite, cioè la posizione dello sprite sullo stage, possono essere visualizzate sotto lo stage. Metto qui un po' più in piccolo, in maniera che vedete che, okay, io sto, la y rimane sempre uguale, mentre la x un po' alla volta cresce. Prima era negativa, poi era 0, adesso è a 100 e anche più, okay, e arriva a un valore che supera i 200. Lo stage è grande 480 punti per 360, quindi va da meno 240 a più 240, poi il panda va anche un po' più avanti finché non si blocca del tutto. Qui poi ci sono qui sotto, li avete notati anche i valori della dimensione e della direzione che verranno visti. La dimensione è stata vista in precedenza, che sarebbe la grandezza dello sprite sullo schermo, e la direzione verrà vista successivamente. Qui ci dice un po' quello che abbiamo fatto prima, cioè prendere, ok,
quando ho cliccato la bandierina verde, e poi usare il blocco vai a XY. Però c'è una cosa che è importante sottolineare. Ora, fermiamo tutto, ok? Spostiamo il panda qui, perché a noi ci va bene che stia qua. Vedete che sul blocco che si trova sulla tavolozza dei blocchi, vai XY, okay, troviamo esattamente le coordinate in cui abbiamo spostato il panda. In questo caso adesso l'ho cambiato e le coordinate sono cambiate, che poi sono queste qui sotto. Questo cosa vuol dire? Che se dobbiamo scrivere un programma in cui vogliamo che il panda parta esattamente da questo punto, perché a noi va bene, ok, non dobbiamo fare grandi calcoli, ma ci prendiamo il blocco nella tavolozza di blocchi, ok, che ha le coordinate già aggiornate, e poi possiamo utilizzare quelle senza dover fare copia e incolla o cose varie. Ok, e poi possiamo terminare lo script come in precedenza. Quindi ora, ogni volta che clicchiamo sulla bandierina verde, il panda parte da qui. Anche se prendo lo sposto, metto qua, il panda riparte dal punto in cui esatto in cui io lo volevo. Programmare più costumi, cioè programmare più sprite. Intanto ci dice qua, ci chiede aggiungere uno sfondo. Andare sull'etichetta qui degli sfondi, ok, e aggiungere lo sfondo playground dalla libreria degli sfondi. Torniamo in make block, andiamo qui nella tab sfondi, ok, clicchiamo sul più qui e cerchiamo lo sfondo playground. Basta scrivere ok. Ci clicchiamo sopra e diamo ok. Quindi abbiamo uno sfondo molto più carino. Poi cosa ci viene chiesto? Ci viene chiesto di aggiungere uno sprite. Per aggiungere uno sprite e cercare quello di nome boy11. Aggiungiamo uno sprite, quindi torniamo in costumi, andiamo qui su aggiungi e cerchiamo boy11. Che è questo, e diamo ok. Vedete che ora ho le due miniature, ho sia il panda, che a questo punto fermo perché continua a correre, sia boy11. Se io clicco sulla miniatura del panda, mi compare la programmazione che ho fatto. Se clicco sulle miniature di boy11, non compare nulla, perché devo ancora programmarlo, ma non ho perso la programmazione del panda, perché okay, è come se avessero un foglio di programmazione a testa. Possiamo spostare dove meglio vogliamo, ok, il nostro ragazzo, e poi usare le coordinate per fissarlo. Quindi ad esempio selezioniamo boy11, lo mettiamo qui, vediamo che in movimento le coordinate si sono aggiornate, andiamo in situazioni quando ho cliccato la bandierina verde, okay, vediamo che se anche lo sposto, quando clicco sulla bandierina verde lui mi torna qui. Questo è importante se vogliamo anche costruire delle storie nelle quali i personaggi partano da dei punti precisi. Lui mi dice poi, quando ho cliccato sulla bandierina verde, ok, utilizzare il blocco per sempre. E mi fa dire continuamente evviva per 0,5 secondi. Quindi vado su aspetto, per sempre. Vado su controllo, ho preso il per sempre, scusate. Vado su aspetto. E devo dire evviva per 0,5 secondi. Quindi per mezzo secondo. Ora, se eseguiamo il programma, vediamo che non si vedono grandi differenze, perché lui continua a dire evviva e lo fa in maniera continua. Fino a questo punto, ok, non ci sono grandi differenze. Ora però, cosa accade se io ci metto una piccola pausa di mezzo secondo? Qui diciamo che l'evviva lo dice per 2 secondi, e poi vado in controllo, prendo attendi e ci metto 0,5. Clicco sulla bandierina verde e vediamo che la scritta evviva rimane visibile per 2 secondi, poi c'è una pausa di 0,5 secondi durante la quale la scritta non è più visibile, poi si torna ad eseguire il blocco dire, quindi ritorna visibile
Ok, per 2 secondi, altra pausa e così via all'infinito. Proviamo a fare qualcosa in più. Oltre a Panda e a Boy 11 aggiungiamo Boy 15. Quindi noi abbiamo imparato ad aggiungere gli sprite. Andiamo qui su aggiungi. Facciamo prima e scriviamo Boy 15 e carichiamo questo. E poi diamo ok. Fai in modo che Boy 15 agiti le braccia cambiando il costume ed esulti. Cambiando costume, cosa vuol dire? Vuol dire che teniamo Boy 15, ok, qui, e cerchiamo di capire che costumi ha. Intanto fermiamo tutto, andiamo nella categoria aspetto, ok, vediamo che comunque è troppo in alto, quindi magari lo mettiamo, che ne so, lo mettiamo qui. Ci andiamo a prendere Boy XY aggiornato. Anche in questo caso li mettiamo sopra quando ho cliccato bandierina verde e poi andiamo in aspetto. Passa il costume seguente. Vediamo che ha 2 costumi. Se noi li facessimo andare, diciamo così, ciclicamente, cambiando ciclicamente, potremmo avere, ok, il nostro ragazzino che esulta. Abbiamo imparato a utilizzare il blocco per sempre. Se ci clicco sopra vediamo che esulta, ma è velocissimo. E abbiamo anche imparato a mettere delle pause, quindi possiamo mettere 03, 05, 02, ok, in questo caso metto 03. Clicco sulla bandierina verde e vedo che uno mi saluta, ok, un altro ragazzino esulta e il panda tutto allegro cammina dietro. Come possiamo perfezionare questo progetto? Quali sono gli elementi mancanti? Possiamo aggiungere delle migliorie. E ovviamente questo è uno spunto che viene dato agli studenti che poi possono sviluppare la propria creatività, quindi realizzare come meglio credono questa proposta, che può essere inviata, come abbiamo visto prima, attraverso Google Classroom e poi anche essere inviata agli studenti, poi anche essere ritornata semplicemente utilizzando MakeBlock. Ok, e il comando condividi con, quindi l'insegnante può predisporre il compito che potrebbe essere questo, okay, script che è già pronto, questi script, questo programma diciamo, okay, e poi inviarlo agli studenti perché lo migliorino a loro piacimento. Ho completato la spiegazione della lezione 4 e della lezione 5, ok, qui vi, come vi ho detto vi chiede di condividere, ok. Penso di essere stato chiaro, semmai la prossima volta verrà comunque fatto un piccolo riassunto di questi concetti che magari per chi ha già utilizzato Scratch sono abbastanza comuni, per chi non l'ha mai utilizzato comunque non dovrebbero essere troppo difficili. E credo che anche l'integrazione con Google Classroom, che è fatta benissimo, sia estremamente utile per gli insegnanti perché consente di lavorare rimanendo sempre praticamente sullo stesso ambiente, spostandosi di pochissimo tra Classroom e MakeBlock. Buonasera a tutti. Eccoci Andrea, aspetta che vedo se Pietro, ecco c'è anche Pietro, molto bene. So che ci avevi preparato una sorpresa finale, Pietro. Eccola qua. Abbiamo, complimenti Andrea, è stata una spiegazione ineccepibile. Grazie. Ed ecco qua che mi sono messo una Halo Code, come vi avevo fatto vedere prima, programmata mediante MBlock, questo bellissimo ambiente di sviluppo grafico, dove ci sono tante cucine. Ecco qui potrei essere immaginato come Iron Man, giusto? È questo qui. È bellissima, ce l'ho anch'io, la sto sperimentando da mesi ed è una scheda fantastica ed è anche molto facile da programmare utilizzando MakeBlock. Bellissimo. Rispetto poi ai risultati che si possono avere, che sconfinano anche nell'intelligenza artificiale, cioè è veramente un mondo che si apre questo. Molto bene.
Bene, allora grazie innanzitutto Andrea per averci guidato in maniera estremamente chiara attraverso queste due lezioni. Grazie a Pietro per darci sempre questi spunti divertenti, interessanti. Ricordo a tutti i partecipanti che riceverete entro 48 ore la videoregistrazione di oggi, l'attestato, le slide utilizzate e il link dove scaricare i materiali per poter svolgere autonomamente e con i vostri studenti queste lezioni. Grazie ancora a tutti e buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.